Quante volte ho guardato il cielo. Ora so cosa si cela tra le stelle. Ho viaggiato attraverso il sistema solare, scoperto le sue meraviglie, imparato tante cose. Ho visto quant'è fantastico il nostro pianeta. Abbiamo visitato Venere con i suoi immensi vulcani, Mercurio con la sua superficie piena di crateri. Ci siamo avvicinati al Sole, tra comete e asteroidi. Abbiamo raggiunto Marte, sfrecciato su Giove e le sue spettacolari lune. Ho viaggiato tra anelli di Saturno e scoperto fantastici mondi. Ho visto l'azzurro di Nettuno e sorvolato Urano. Abbiamo scoperto mondi sconosciuti ai confini del sistema solare, come Plutone. Ho visto la tecnologia degli esseri umani, fin dove si è spinta. Ma so che tutto ciò è solo l'inizio. Siamo appena usciti dal nostro sistema solare. Accelerazione! Fino a qualche tempo fa non avevamo prove dell'esistenza di altri sistemi solari, ma grazie alle recenti scoperte, oggi sappiamo che la maggior parte di stelle ha dei pianeti. Chissà quanti mondi inesplorati, chissà la creatività di Madre Natura a che livello sia potuta arrivare. A 4 anni luce dalla Terra, ecco Alfa Centauri. Il sistema stellare più vicino al nostro sistema solare, in particolare Proxima Centauri, la stella più vicina al nostro Sole. La maggior parte delle stelle ruota in coppia. In questo caso il sistema Alfa Centauri ha 3 stelle che ruotano sullo stesso baricentro. Una di esse è una nana rossa. Vicino a quest'ultima ruota un pianeta. Dalla sua superficie, guardando in alto, 3 immense luci. È come se sulla Terra ci fossero 3 soli nel cielo, con 3 albe e 3 tramonti. Qualcosa di magico, dunque. Stiamo parlando di Proxima B1, un pianeta che ruota attorno alla più piccola delle 3 stelle, Proxima Centauri, una nana rossa. Questo pianeta ha dell'incredibile. Sembra essere simile alla Terra, in quanto si trova in una zona detta fascia abitabile, cioè in una zona in cui le temperature permettono all'acqua di rimanere allo stato liquido. Un anno dura soltanto 11 giorni su Proxima B1. La cosa straordinaria è che questo pianeta si trova vicinissimo alla Terra. Siamo in prossimità della stella più vicina al Sole e già ci potrebbe essere vita. Con le attuali tecnologie, per raggiungere questo pianeta ci vorrebbero decine di migliaia di anni di viaggio. Dalla Terra le stelle sembrano tutte uguali. In realtà non è così. Come si vede nei monitor, si distinguono in vari tipi, sia per età, grandezza e temperatura. Più rossa è la stella, più fredda è. Le stelle più calde invece sono di colore blu. Quelle a temperatura media sono quelle di colore giallo. Naturalmente, anche nelle più fredde parliamo sempre di milioni di gradi centigradi del nucleo. Ad esempio, il nostro Sole è una stella gialla, cioè medio piccola. Poi ci sono le stelle blu,
stelle molto giovani con una temperatura elevatissima. Questa è Epsilon Eridani, una stella vicina al nostro Sole, un astro giovane. Circondato da un disco di polvere, gas, da milioni di asteroidi, comete e forse dei pianeti. Continuiamo il nostro viaggio. Siamo a circa 6 anni luce dalla Terra. Queste sono Luman, due nane brune, delle stelle più piccole del nostro Sole, quasi invisibili dalla Terra. Le nane brune sono le cosiddette stelle fallite perché non hanno raggiunto la massa tale da innescare reazioni nucleari. Quando osserviamo il cielo di notte siamo convinti di vedere tante stelle, ma in realtà ne vediamo una piccola parte. Le nane brune e le nane rosse non sono visibili ad occhio nudo. L'universo è immenso e continuiamo a viaggiare per milioni di chilometri. A circa 9 anni luce dalla Terra, ecco questa gigantesca stella. Davanti a noi è Sirio, conosciuta anche con il nome di Alpha Canis Majoris. Dalla Terra è la più brillante del cielo notturno. È una stella giovane, a circa 300 milioni di anni, e fa parte di un sistema detto binario, cioè composto da due stelle, Sirius A e Sirius B. Guardate questo pianeta. Ecco un gigante gassoso simile a Giove, ma più grande. Ha una caratteristica. Questo è uno dei pianeti più vecchi della galassia. Matusalemme, chiamato come il profeta più vecchio dell'Antico Testamento, ha circa 13 miliardi di anni. Alcuni pensano che un tempo era una stella, che per qualche motivo ha perso gran parte della sua massa, diventando insufficiente per mantenere reazioni termonucleari al suo interno. A 20 anni luce dalla Terra, ecco Gliese 581, una stella che ha la stessa età del nostro Sole e che ha affascinato molto gli astronomi. Infatti, attorno ad essa girano alcuni pianeti, tra cui una superterra. Per superterra si intende un pianeta come il nostro, ma dalle dimensioni più grandi. Questo pianeta si trova alla distanza giusta. Più lontano dalla sua stella l'acqua si congelerebbe e più vicino sarebbe arido. Qui forse potremo trovare i nostri fratelli alieni. Questo mondo dovrebbe essere simile al nostro, ma molto più grande. Forse un giorno potremo entrare in comunicazione con qualche abitante di questo luogo. Ma cosa cambierà per gli esseri umani? Siamo pronti? Questo è il primo sistema solare che abbiamo scoperto simile al nostro. Nell'universo potrebbero essercene miliardi, quindi sembrerebbe impossibile credere che siamo soli nell'universo. Questa è una superterra, Gliese 667C, un pianeta simile al nostro ma dalle dimensioni più elevate. Il sistema solare che ospita questo pianeta è composto da 3 stelle. Nell'universo sono comuni sistemi solari con più stelle che ruotano sullo stesso baricentro. Fino a qualche tempo fa era impensabile. Ecco un'altra superterra. Questa ha degli anelli come Saturno.
altri potrebbero avere satelliti abitabili. Esistono inoltre le megaterre. Quando un pianeta roccioso è 10 volte più grande della Terra, viene denominato megaterra. Come ad esempio Kepler-10c, che ha una massa circa 20 volte quella del nostro pianeta. Questo è un pianeta simile a Saturno, ma i suoi anelli sono immensi. Siamo nella costellazione dei Gemelli. A 30 anni luce dalla Terra, ecco Polluce, una gigante arancione. Il suo diametro è pari a 9 volte quello del nostro Sole e 40 volte più luminosa. Rilevata nuova frequenza radio. Ascoltate il nostro rilevatore di onde radio. Questi suoni che sentiamo sono le trasmissioni televisive degli anni 40. Le onde hanno raggiunto questa zona dell'universo. A 50 anni luce dalla Terra, ecco questo maestoso pianeta. Si chiama Bellerofonte, o 51 Pegasi B. È un gigante gassoso che orbita attorno alla stella 51 Pegasi. Essendo molto vicino ad essa, le sue temperature sono altissime, circa 1000 gradi centigradi. È stato uno dei primi pianeti extrasolari ad essere scoperto, grazie a Michel Mayor e Didier Queloz nel 1995. Ma come facciamo a scoprire un nuovo pianeta? Esistono vari metodi, tra cui il metodo del transito. Esso consiste nella rilevazione della diminuzione della luce di una stella. Quando un pianeta transita davanti alla stella madre, blocca una piccolissima parte di luce proveniente da quest'ultima. Queste oscillazioni avvengono in maniera periodica quando il pianeta compie un giro attorno alla propria stella. Come una falena davanti ad una lampadina, non oscura completamente la luce emanata, ma una piccolissima parte. Un altro metodo è la velocità radiale. Questo consiste nell'esaminare la gravità esercitata dal pianeta nei confronti della propria stella. Un pianeta che orbita attorno ad una stella esercita su quest'ultima una piccola forza gravitazionale, creando delle micro oscillazioni. Ecco 55 Cancri E. Un pianeta vicinissimo alla sua stella. Ha una temperatura elevatissima ed una rotazione sincrona. Il periodo di rivoluzione attorno alla propria stella è di circa un giorno. Un'altra caratteristica di questo pianeta è che possiede un possibile nucleo di puro diamante. Siamo ancora a circa 40 anni luce dal nostro pianeta. Questa è TRAPPIST-1. Nel febbraio del 2017 gli scienziati della NASA hanno annunciato questa fantastica scoperta. Un sistema solare con 7 pianeti, di cui 3 possibili simili alla Terra. Si tratta di una piccola nana rossa, dalle dimensioni circa l'8% quelle del Sole. I pianeti di questo sistema solare hanno un diametro che va da circa 9.700 km a 14.400 km. La nostra Terra, ad esempio, ha un diametro di 12.700 km. Infatti molti hanno definito questi pianeti le sorelle della Terra. Questo è TRAPPIST-1b. Ecco, TRAPPIST-1c. Questi due pianeti sono molto caldi perché vicini alla propria stella. TRAPPIST-1d è il primo dei 3 pianeti che sono all'interno della zona detta abitabile. TRAPPIST-1c e TRAPPIST-1d, secondo alcuni studi, potrebbero essere simili a Venere in quanto avrebbero un'atmosfera molto densa e inabitabile. TRAPPIST-1e, un altro pianeta simile alla Terra, potrebbe avere delle temperature rigidissime come a Marte o assomigliare a Venere, con temperature altissime causate da un possibile effetto serra. Questo pianeta impiega 6 giorni per fare un'intera orbita attorno alla propria stella. TRAPPIST-1F, il terzo pianeta simile al nostro, dovrebbe avere un'atmosfera e acqua allo stato liquido, causata anche in questo caso da un probabile effetto serra. Impiega 9 giorni per compiere un'orbita attorno alla propria stella. I pianeti di TRAPPIST-1 potrebbero essere tutti simili a Venere o alla Terra, ma ci vorrà ancora del tempo per scoprirlo. TRAPPIST-1g è il più grande dei 7 pianeti che compongono questo sistema solare.
Su TRAPPIST-1H, il più lontano pianeta ad orbitare attorno a questa stella, non dovrebbe esserci vita a causa della rigidità delle temperature. Ma come facciamo a sapere che un pianeta potrebbe ospitare vita? In realtà, un corpo celeste, per poter ospitare vita, deve avere alcuni requisiti. Il primo è avere acqua allo stato liquido. Se un pianeta è troppo vicino alla sua stella, è molto caldo, come ad esempio il nostro Mercurio o Venere. Se è troppo lontano, è invece molto freddo, come ad esempio Marte. La distanza giusta, nel nostro caso, è ad esempio la Terra, che si trova né troppo lontana né troppo vicina alla propria stella. In questa ricostruzione vediamo il nostro sistema solare, in cui la fascia verde, cioè quella abitabile, va da Venere a Marte. In mezzo c'è il nostro pianeta. Nel caso di TRAPPIST-1, ecco la fascia abitabile. La fascia abitabile cambia in base alla temperatura della propria stella. Una stella più fredda del nostro Sole avrebbe una fascia abitabile più vicina. Una stella più grande avrebbe invece una fascia abitabile più lontana. La fascia abitabile di un sistema solare può cambiare nel tempo. Ad esempio, il nostro Sole, quando diventerà una gigante rossa, farà spostare la fascia abitabile verso i pianeti più esterni. In questo caso la Terra diventerà un pianeta caldo simile a Venere, il pianeta Marte invece potrebbe diventare abitabile. Tutto ciò accadrà fra miliardi di anni, chissà se il genere umano sarà in grado di trasferirsi su un altro pianeta o su qualche luna. Uno dei candidati potrebbe essere persino Titano, uno dei satelliti di Saturno. Questa è LSH-1140, un'altra superterra a circa 40 anni luce dal nostro pianeta. I pianeti rocciosi sono comuni nell'universo, ma al momento non sappiamo se sono identici al nostro. Eccone un'altra, Gliese-1214b. Un gigante roccioso simile al nostro pianeta, su cui sono state individuate delle nuvole nell'atmosfera. Questo è Tau Botis B, un pianeta gassoso, grande 4 volte Giove, e vicinissimo alla sua stella. Fa parte di quei pianeti denominati gioviani caldi, cioè dei giganti gassosi che hanno delle temperature alte perché vicini al proprio Sole. Nella costellazione del Cigno, a circa 70 anni luce dalla Terra, c'è un pianeta che va contro ogni concezione conosciuta, un gigante gassoso che ruota attorno alla stella 16 Sirius B. La sua orbita è allungata, causando delle incredibili oscillazioni. Si avvicina e si allontana dalla sua stella ogni anno. Questo pianeta si pensa abbia delle lune rocciose. Una di queste potrebbe essere simile alla Terra, ma con delle stagioni estreme causate dall'orbita allungata. Questa luna ruota attorno al suo pianeta, che a sua volta ruota attorno alla sua stella. Quando si avvicina ad essa, la luna viene completamente bruciata in superficie, facendo evaporare l'acqua presente. Nel punto di maggior avvicinamento, le temperature arrivano a 400 gradi centigradi. L'anno è di circa 26 mesi, di cui solo un paio formano l'estate. Poi la Luna e il suo pianeta si allontanano dalla stella. Arriva l'autunno nuovamente. L'abbassamento della temperatura porta nuovamente le piogge, che ridisegnano gli oceani e le coste. La temperatura in questo periodo potrebbe essere definita da noi confortevole. Poi il pianeta e la sua luna si allontanano ancora, è la volta dell'inverno. Il cielo è quasi buio, anche di giorno, per via della lontananza dalla sua stella. Le temperature scendono a meno 160 gradi, gli oceani ghiacciano, l'inverno dura 17 lunghi mesi. Poi è la volta della primavera, il pianeta si avvicina nuovamente alla stella, il clima ritorna confortevole.
durante l'autunno e la primavera si potrebbe sviluppare la vita. Questa è una giovane stella, ha solo 20 milioni di anni. Il processo di formazione dei pianeti è ancora in corso, sta nascendo un nuovo sistema solare. Ci sono comete, polveri, gas e centinaia di asteroidi. Un pianeta in fase di formazione è denominato protopianeta. Proseguiamo il nostro viaggio con un'immensa accelerazione. Davanti a noi una potente luce. Ecco Algol, una stella doppia. Sono vicine. Una però sta risucchiando l'altra. Dalla Terra è possibile vederla. Quando passano vicine dalla Terra sembrano lampeggiare. Siamo a 100 anni luce dalla Terra. Il nostro rilevatore ci fa ascoltare le prime trasmissioni radio del nostro pianeta che hanno raggiunto questa zona dell'universo. Chissà se c'è qualcuno che possa ascoltarle. L'universo ci riserva centinaia di sorprese. Questo è K2-18b, un altro pianeta simile alla Terra. Ruota attorno ad una nana rossa. Si trova a circa 110 anni luce dal nostro pianeta. Su questo corpo celeste sono state confermate tracce di vapore acqueo nell'atmosfera, insieme a idrogeno ed elio. Ma è probabile che le condizioni per la nascita della vita siano molto proibitive, in quanto la nana rossa che ospita il pianeta ha un'attività molto intensa, bombardando K2-18b con un elevato numero di radiazioni. A circa 150 anni luce dalla Terra, nella costellazione di Pegaso, ecco un altro Giove caldo, Osiride, un gigante gassoso grande 200 volte la Terra, scoperto dal telescopio Hubble. Distante solo 6 milioni di chilometri dalla sua stella, è un vero inferno. Ha una temperatura di oltre 1000 gradi centigradi. La vicinanza alla sua stella lo sta letteralmente facendo evaporare. Ogni secondo perde 500.000 tonnellate di materia, creando una scia di vapore che lo segue. Ecco un altro Giove caldo. I venti su questo pianeta soffiano ad oltre 10.000 km orari. Anche questo è vicinissimo alla sua stella. Normalmente questi pianeti si formano nelle parti esterne dei sistemi solari. Fino a qualche anno fa non si pensava di trovare questo tipo di corpi così vicini alla propria stella. Significa che per qualche motivo si sono spostati dall'esterno verso l'interno del proprio sistema solare. Questo è fino ad ora il più piccolo esopianeta che conosciamo, scoperto grazie al telescopio TESS. Si chiama L9859b. È vicino alla sua stella, tanto da ricevere un'energia 20 volte superiore a quella che riceve il nostro pianeta dal Sole. Inoltre, su questo pianeta, vista la bassa gravità, ci sentiremmo leggerissimi. Veronica! Perché di giorno vediamo il cielo azzurro sulla Terra e in questo pianeta invece no? Elena, su questo pianeta non c'è atmosfera. Sulla Terra invece sì. Quindi il colore azzurro è dato dalla nostra atmosfera? Sì, proprio così. Il colore azzurro è dato dalla struttura chimica della nostra atmosfera. Su altri pianeti i colori potrebbero essere diversi. Non tutte le atmosfere dei pianeti sono uguali. Inoltre, nei corpi celesti in cui non vi è un'atmosfera, il cielo anche di giorno sarebbe nero. Vedremo soltanto la luce della propria stella, come ad esempio sulla nostra Luna o in questo pianeta. Un'altra domanda. Perché, ad esempio, sulla Luna gli astronauti saltellavano? Perché la Luna, rispetto alla nostra Terra, ha una gravità minore. Quindi, su un pianeta che ha meno gravità, siamo più leggeri. Brava! Visto che stai imparando tante cose. Che bello! Sai, Veronica, a me piace la danza. Sarebbe bello danzare su un pianeta che ha poca gravità. Beh, prima o poi ci capita di passare in qualche pianeta in cui vi è un'atmosfera adatta a noi e con poca gravità.
Stiamo viaggiando tra decine di mondi sconosciuti, magari sono solo ipotesi. Se in un puntino insignificante come la nostra Terra c'è una varietà incredibile di colori, paesaggi, forme di vita, chissà quello che ci riserva l'intero firmamento. Questa è HD 186302. Il nome potrebbe non dirci nulla, ma è possibile che sia la sorella del nostro Sole. Nate dalla stessa nube, per un periodo di tempo si pensa abbiano ruotato insieme, ma poi le attrazioni gravitazionali hanno fatto in modo che si separassero. Chissà se anch'essa ha un pianeta come la Terra a farle compagnia. Il nostro viaggio continua. Incontriamo decine di corpi celesti, tra cui le Pleiadi. Conosciute come le sette sorelle, sono vicine tra loro, tanto che erano già citate dagli antichi greci. Questo fantastico spettacolo è un sistema di stelle circondato da polveri e gas, GG Tauri. Ci siamo allontanati tantissimo dal nostro pianeta. Qui non c'è nessuna traccia di noi, nemmeno le radio. Se qualcuno si trovasse qui non saprebbe niente della nostra esistenza, come se non fossimo mai esistiti. A velocità supersonica arriviamo a circa 500 anni luce dalla Terra. Tra questa marea di stelle ecco Betelgeuse, oltre 600 volte più grande del Sole, e una luminosità 135.000 volte maggiore. Essa è una gigante rossa, cioè una stella che si trova nella fase finale del suo ciclo di vita. Un giorno anche il nostro Sole diventerà una gigante rossa e inghiottirà anche la Terra. Forse sarebbe il caso di cercare un pianeta su cui poterci trasferire? A circa 500 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Cigno, vi è Kepler-186, una nana rossa. Una stella più piccola del nostro Sole. Al momento sono noti 5 pianeti che orbitano attorno ad essa. Kepler-186b, il più caldo e vicino alla stella. Kepler-186c. Kepler-186d. Kepler-186e. Sono tutti mondi deserti e caldi, simili al nostro Mercurio o Venere. Hanno una superficie rocciosa. Le temperature sono altissime perché troppo vicini alla propria stella. Ci ritroveremmo in mondi deserti perenni e senza confini. Tra questi mondi ce n'è uno in particolare che colpisce molto, Kepler-186f. Sembrerebbe avere tutte le caratteristiche per poter ospitare vita. Potrebbe avere un'atmosfera simile alla nostra, oceani, laghi o addirittura piante. Si trova al limite della zona abitabile interna di questo sistema solare. Anche se è vicino alla sua stella ed orbita attorno ad una nana rossa, riceverebbe meno luce. Il tutto sarebbe adeguato alla sua stella. Ci si ritroverebbe ad avere i colori del crepuscolo tutto il giorno. Le piante, inoltre, per assorbire più luce, sarebbero più scure rispetto a quelle del nostro pianeta. Kepler-186f sembrerebbe avere un'altra caratteristica. Ha una rotazione sincrona, cioè mostra sempre lo stesso lato alla sua stella. Una parte del pianeta sarebbe sempre sommersa in una fredda notte inospitale senza fine. Mentre dal lato opposto il giorno sarebbe infinito. Inoltre,
su questo pianeta potrebbero non esistere le stagioni. Esistono pianeti assurdi. A 750 anni luce dalla Terra c'è un pianeta che ha dell'incredibile. Si chiama Thrace 2b. È vicinissimo alla sua stella. La cosa strana è che questo pianeta riflette l'1% della luce. È nero come il carbone. Si intravede soltanto un piccolo colore rossastro causato dalle alte temperature. Ma di che materia può essere fatto un corpo celeste che non riflette la luce? Costellazione della Vergine. Siamo a 980 anni luce dalla Terra. Questa è una pulsar. Le pulsar sono stelle di neutroni che si sono formate a seguito dell'esplosione di una gigante rossa. Quando una di esse esplode, l'evento, chiamato supernova, rilascia un'energia superiore a quella prodotta dal nostro Sole in tutta la sua vita. Distrugge ogni cosa nel raggio di milioni di chilometri. Ciò che ne rimane è un nucleo collassato che inizia a ruotare all'infinito, migliaia di volte al secondo. Questo causa un campo elettromagnetico immenso che raccoglie protoni ed elettroni e li scaglia ad alta velocità attorno a sé, formando queste luci pulsanti. Attorno ad alcune pulsar, in passato sono stati scoperti alcuni pianeti. Questi mondi sarebbero inospitali e completamente morti, bombardati in continuazione dalle immense radiazioni di queste stelle. Su un pianeta che orbita attorno ad una pulsar, ci sarebbe una luce stroboscopica continua, radioattiva e letale, che distrugge ogni possibile molecola che potrebbe in un futuro generare vita. Ecco Koroth 9b, un gigante gassoso che ruota attorno alla stella Koroth 9, una stella simile al nostro Sole. Questo è un pianeta oceanico, simile alla Terra. Ha un'atmosfera, un cielo azzurro, ma c'è una differenza. È composto solo d'acqua, un immenso oceano senza fine. Questo è GJ1214b. Nella parte esterna, l'acqua assume la forma di vapore acqueo. Andando in profondità, la pressione trasforma l'acqua in ghiaccio, ma con una differenza, che è caldo. Si trova nello stato solido perché è schiacciato dall'immensa pressione della superficie. Ecco un altro pianeta oceanico. Qui la vita sta trionfando. Ci sono piccoli isolotti emersi che hanno permesso il formarsi di una civiltà. Oppure, in quest'altro pianeta esiste un fondale. Qui la vita si è sviluppata sott'acqua. Migliaia di specie popolano il pianeta. E forse si sono pure evolute, costruendo delle strutture in superficie. Anche sulla Terra la vita si è sviluppata negli oceani prima di evolversi. Dalle profondità, gli elementi nutritivi, insieme alla luce che riesce ad attraversare l'acqua, crea stupendi paesaggi sottomarini in cui si sviluppa la vita. Questo è un Blanet, una ipotetica nuova categoria di pianeti. Si chiamano in questo modo perché si pensa che orbitino a debita distanza attorno ad un buco nero. È possibile che questi pianeti abbiano perso la stella perché inghiottita dal buco nero e per qualche motivo essi sono stati allontanati.
oppure si sono formati in conseguenza dell'immensa quantità di gas presente attorno ai buchi neri. Al momento sono oggetti ipotetici. Possiamo solo immaginare ciò che vedremmo dalla superficie. Qui stiamo per assistere ad uno scontro epico tra due pianeti. Anche la Terra è stata protagonista di un qualcosa di simile miliardi di anni fa. I resti dell'esplosione hanno infatti formato la Luna. Chissà se anche questo pianeta avrà la stessa sorte. Ci avviciniamo al centro della nostra galassia. Nella parte esterna della Via Lattea, dove vi è la Terra, il Sole e le stelle vicine, l'elemento preponderante è l'ossigeno. Poi abbiamo il carbonio. Avvicinandoci sempre più al centro della nostra galassia, le suddette quantità si invertono. Qui possiamo trovare mondi composti principalmente da carbonio. Un pianeta di carbonio è simile alla Terra, ma non uguale. Su un mondo simile, il cielo sarebbe giallo, gli oceani sarebbero simili a pozzi di petrolio, l'atmosfera sarebbe piena di gas come il butano o il benzene. C'è anche la pioggia, composta da gas naturale liquido. Inoltre, il carbonio sottoposto ad alte pressioni si trasformerebbe in enormi diamanti. Immaginiamo un pianeta simile. Ecco un altro sistema solare in fase di formazione. Questo pianeta viene bombardato per milioni di anni da migliaia di asteroidi che trasportano acqua, proprio come è successo miliardi di anni fa per la Terra. Questo pianeta inospitale, invece, ha una luna gigantesca. La massa ha permesso lo sviluppo di un'atmosfera su di essa. Sulla superficie di quest'ultima si stanno sviluppando dei batteri e microorganismi. Ci potrebbero essere dei pianeti abitabili con delle lune gigantesche rispetto al corpo principale, che potrebbero ospitare vita su entrambi. Sono tutte ipotesi o congetture, ma l'universo ci insegna che niente è impossibile. Questa è KIC 8462852, chiamata anche Stella di Tabby. Fin dalla sua scoperta, gli scienziati hanno notato qualcosa di strano. A differenza delle altre stelle, che avevano delle variazioni di luminosità periodiche causate dal transito di pianeti, su Tabby questo non avviene. Le variazioni non sono periodiche ed oscurano moltissimo la stella. È possibile che attorno ad essa giri uno sciame immenso di meteoriti. Alcuni hanno avanzato ipotesi di vita intelligente attorno alla stella, come se qualche civiltà aliena abbia costruito un sistema per prelevare energia dalla stella, magari con un involucro attorno ad essa. Un'altra ipotesi è l'esistenza di un pianeta in cui la popolazione si è autodistrutta. Non hanno saputo mantenere ciò che la natura ha offerto. Disastri ecologici, inquinamento, sfruttamento di risorse senza limiti. Hanno distrutto la loro catena alimentare con la conseguente scomparsa di ogni creatura vivente. Ehi, Helios, cos'è che sei triste? JP, non puoi capire. Sto pensando al mio pianeta. Non voglio che abbia la stessa sorte. Il mio pianeta sta soffrendo. Stiamo distruggendo l'unico mondo in cui possiamo esistere. Le foreste che ci permettono di vivere stanno bruciando.
stiamo distruggendo gli ecosistemi di migliaia di specie. Non abbiamo limiti. I ghiacciai si sciolgono, i deserti si espandono. Non abbiamo rispetto nemmeno per noi stessi. Ci stiamo autodistruggendo. Cosa penseranno di noi le future generazioni? Stiamo togliendo loro il mondo ancora prima che nascano, persino l'aria che dovranno respirare. Stiamo facendo male ai nostri figli. Stiamo facendo male al nostro pianeta e a tutte le sue creature. Stiamo facendo male a noi stessi. Ognuno di noi può fare qualcosa per far sì che ciò non accada. Ogni piccolo gesto, anche un albero piantato, una lampadina spenta quando non serve, un pezzo di plastica non abbandonato e molto altro. Tutto ciò, moltiplicato per miliardi di persone, può contribuire a salvare il pianeta. E sono sicuro che molti capiranno. Tu sei un robot e l'hai capito. Spero che possiamo capirlo anche noi esseri umani. Guardate questo mondo simile al nostro. Ci sono specie che assomigliano ai nostri antenati rettili. Sulla Terra i dinosauri dominavano il pianeta, ma 65 milioni di anni fa un asteroide li cancellò. Qui le cose sono andate diversamente. I rettili continuano ancora a dominare il pianeta. Oppure, in qualche pianeta, una civiltà simile alla nostra conduce una vita parallela, chiedendosi anche loro se sono soli nell'universo. Guardando il nostro passato, mi viene in mente un pensiero. Chissà se alcune civiltà si sono tanto evolute, si fa per dire, da autodistruggersi con immense guerre. Oppure se altre hanno fatto la fine dei dinosauri che abitavano il nostro pianeta, distrutte dall'impatto di un asteroide. Forse alcune civiltà sono state annientate dalla fine della propria stella, che ha distrutto o reso invivibile il proprio pianeta. O altre, in qualche maniera, si sono trasferite in altri mondi. Su qualche pianeta potrebbero essere rimaste soltanto delle macchine, create in origine dagli abitanti ormai estinti e che conducono un'esistenza autonoma. Quanti mondi! Ma perché ancora non siamo riusciti a comunicare o a trovare qualcuno in grado di ascoltarci? Ehi, Elios, io so perché, però te lo faccio vedere soltanto se vieni nella mia stanzetta. Dai, JP. No, vieni nella mia stanzetta. Ti faccio vedere il biglietto. Dobbiamo farlo contento una volta tanto. Andiamo nella tua stanzetta.
Sembra la mia stanzetta da piccolo. Sì, ci sono tutti i miei cimeli, li ho voluti portare una dietro. Una volta tanto, affidiamoci ai videogiochi di JP. Ma come mai ancora non abbiamo trovato vita intelligente? I fattori possono essere tanti. È possibile che in passato hanno cercato di comunicare con noi, ma non hanno ricevuto risposta, perché forse non esistevamo ancora. O magari si sono fatti un giro verso il nostro pianeta, ma hanno trovato esseri ancora primitivi. O forse sarà passato tanto tempo e ormai il loro pianeta non esiste più. O probabilmente nel luogo in cui abbiamo mandato dei segnali sono ancora troppo primitivi da poterli ricevere. O magari non riescono a ricevere i nostri segnali radio e noi non riusciamo a ricevere i loro. E se hanno paura di noi? O per qualche motivo si nascondono? È possibile che guardiamo nella direzione sbagliata? O non sappiamo riconoscere una forma di vita perché abbiamo una concezione diversa della vita? Il nostro pianeta ha oltre 4,5 miliardi di anni, ma civiltà in grado di inviare, ricevere e comprendere segnali dallo spazio esistono da molto meno, da meno di un secolo. In 4,5 miliardi di anni, se ci hanno contattato, non hanno trovato nulla in grado di rispondere o di essere capaci di ricevere un messaggio. O magari soltanto di riconoscerlo. Il loro arco di tempo, di esistenza e di invio di una possibile comunicazione o visita deve corrispondere con il nostro arco di tempo, di esistenza e di capacità di ricevere o interpretare un loro messaggio. E su 4 miliardi e mezzo di anni, la nostra esistenza è solo una minuscola parte di un'enorme barra temporale. Come se in un immenso videogioco devono centrare soltanto un piccolo puntino. In passato abbiamo mandato dei segnali nello spazio in cerca di civiltà, ma le distanze sono enormi. Forse quando li riceveranno e decideranno di risponderci, è probabile che la nostra civiltà sia già estinta da un bel pezzo. In ogni caso, prima o poi succederà che da qualche parte qualcuno, qualche essere vedrà un nostro messaggio e magari, forse, ricambierà con un like. Dobbiamo avere tanta immaginazione. La nostra mente deve essere senza limiti, come l'universo. Guardare sempre oltre, lassù, tra le stelle. Qualche essere come me starà immaginando la stessa cosa. Sicuramente non siamo soli e sono certa che prima o poi ci incontreremo.